Amici, un saluto a tutti. Oggi parleremo dell'acqua ossigenata. L'acqua ossigenata è un prodotto multiuso. La possiamo usare in tanti campi. E quindi ho deciso di fare questo video per magari mettere a conoscenza anche chi fino ad ora non sapeva che con l'acqua ossigenata si risolvono diversi problemi e ha un costo bassissimo e se ne parla pochissimo. Adesso però oggi ne parleremo noi e così vediamo di farci una cultura sui suoi usi e sui suoi benefici. Dunque, uccide i germi del cavo orale. Certe volte magari ci brucia la bocca, le labbra, e quindi vuol dire che qualcosa non va. Magari c'è un eccesso di germi. Germi noi non riusciamo a vederli ad occhio nudo. Agisce anche contro l'herpes, gengiviti, quelle sì, le sentiamo subito. Ferite di lieve entità interne alla bocca, quindi la usiamo come un colluttorio e si consiglia di magari usare il tappo del flacone stesso, mettere due tappi di acqua ossigenata e due tappi di acqua, cioè l'abbiamo diluita in questo modo al 50%, perché certe volte potrebbe bruciare avendo delle irritazioni. Dunque, però fate attenzione a non ingerirla, cioè a non mandarla giù. Schiarisce i denti e vediamo come si fa. È semplice. Prendiamo un cucchiaino di acqua ossigenata diluita al 10% come un normale colluttorio la usiamo. Poi c'è anche un'altra tecnica. L'utilizzo pure qui è semplice. Occorre lavare i denti e fare degli sciacqui con 1 o 2 cucchiai di prodotto per 1 minuto e procedere poi con un risciacquo della stessa durata. Ripetere il procedimento una volta al giorno finché non si ottengono risultati soddisfacenti. Poi rallentate ad una volta alla settimana. Poi si smette, i denti ormai hanno riacquistato la brillantezza e magari farlo al bisogno, ripetere l'operazione al bisogno. Questo fenomeno qui di spazzolini vicinissimi, più delle volte si toccano insieme, è un fenomeno che avviene quasi sempre in casa. Ebbene, bisogna disinfettare questi spazzolini. Ognuno disinfetta naturalmente il proprio spazzolino, perché se lo disinfettiamo, evitiamo la contaminazione, ad esempio, di una gengivite alle altre persone che vivono in casa e condividono lo stesso bagno, dove in genere tutti gli spazzolini stanno vicini. Basta immergere lo spazzolino in un bicchiere contenente sufficiente acqua ossigenata ed il problema è risolto. Disinfetta le superfici meglio di qualsiasi altro prodotto e quindi l'acqua ossigenata è ottima per bagni e cucine. Vediamo adesso come eliminare il cattivo odore dei piedi. Prendiamo una tazza di acqua ossigenata, 1 litro di acqua e un recipiente grande per metterci i piedi, insomma. Come si prepara? Mescoliamo nel recipiente l'acqua calda con l'acqua ossigenata.
Si immerge i piedi nella miscela per 20 minuti, asciugare bene poi i piedi lavando tutti i giorni. Con questa semplice miscela impedirete a funghi e batteri di proliferare e quindi il problema è risolto. Pulire bene le ferite e mettere l'acqua ossigenata. Dopo io metterei la penicillina, che anche questa c'è un costo irrisorio, ma è molto efficace. E quindi poi col trascorrere delle ore si ripete il procedimento e avrete una prontissima guarigione. Allergia e raffreddore, influenza o sinusite. Come bisogna fare? È meglio acquistare un contagocce in farmacia e faremo metà acqua pura e metà acqua ossigenata. Poi con il contagocce nelle narici mettiamo alcune gocce e poi soffiarsi il naso. Ripetere queste manualità fino a quando non si riscontrano benefici. Per la salute della pelle, che do cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare queste poche cose. Lavate abbondantemente con sapone la parte che si desidera schiarire, perché certe volte magari possono comparire delle macchie più o meno grandi. Asciugare molto bene e utilizzando un batuffolo di cotone applicate l'acqua ossigenata nell'intera area desiderata, che può essere più piccola o più grande. Lasciare in posa per 30 minuti e poi dopo risciacquate con acqua tiepida. Ripetete l'operazione ogni giorno fino a ottenere il risultato desiderato, ossia che le macchie o la pelle che non è più brillante torna ad esserlo. Dunque la possiamo anche usare l'acqua ossigenata come smacchiatore, soprattutto per le macchie difficili da rimuovere come il sangue, il vino e l'inchiostro. Basta versare un po' di acqua ossigenata sulla macchia e lasciarla agire per qualche minuto, lavando poi come da abitudine. Così la macchia scomparirà. Inoltre è possibile utilizzare questo prodotto per pulire le macchie formatesi sul legno, marmo, piastrelle e ceramica. Viene usata anche per lucidare le pentole e gli utensili da cucina. Io qui voglio fare doveroso fare una premessa. Se siamo o siete combinati in questo modo, affrettatevi ad andare dal vostro odontoiatra, perché qui non si scherza, questo è il tartaro e alla fine porta la gengivite. Quindi fatevi fare una bella pulizia. Poi possiamo usare l'acqua ossigenata per non far sì che questo tartaro si riformi subito. Quindi dopo che faremo, dopo la pulizia, si rimuove il tartaro e l'acqua ossigenata. E come si fa? Ogni tanto lo possiamo fare. Si inumidisce lo spazzolino con alcune gocce d'acqua ossigenata, lo usiamo normalmente come un dentifricio, risciacquando la bocca poi alla fine. Bene, amici, io penso di aver fatto cosa gradita. Qui finisce questo video. Se vi è piaciuto, mettetemi un mi piace e ci rivediamo al prossimo.